e purtroppo anche dalla sete. Per noi spaventati dal notte della morte, abbiamo paura della morte, abbiamo paura di morire, perché non sappiamo apprezzare realmente l'amore di Cristo, il quale veramente si è sacrificato su una croce per poter salvare, per poter spalancare quelle porte del paradiso. La luce viene, e dove arriva questa luce? Disperde le tenebre. La speranza attesa è questa, notte senz'altro compiuta. Ogni uomo è chiamato a riconoscere e a contemplare l'amore di Dio. Gloria a Dio, nel più alto dei cieli e pace in terra, che Egli ama. Così cantavano gli angeli ai pastori. Sì, Dio ci ama come solo Lui sa fare. Questa è la splendida notizia della notte santa. E annuncio che scalda il cuore e riempie la vita. Dio si è fatto uomo. Consideriamo che l'infinito, l'eterno, l'onnipotente si preoccupa di noi, ha cura di noi, ha misericordia di noi, ci ama appunto da mandare il figlio suo su questa terra. Egli in questa storia così dura, così forte. Ora noi sappiamo che la felicità c'è ed è un recapito. Betlemme. Non soltanto la città noi possiamo riconoscere che è Betlemme, ma anche il nome di colui che è venuto, che ha portato la vita vera, cioè Gesù nostro Signore. San Paolo, nella lettera a Tito, sottolinea gli atteggiamenti necessari che esprimano l'accoglienza della gioia, cioè quali sono realmente le condizioni per poter realmente accettare questa gloria da parte di Dio e che noi dobbiamo, che questa gioia deve pervadere il cuore intero di ciascuno di noi. Quali sono queste condizioni? La prima cosa è rinnegare ogni cattiveria, ogni pesantezza, ogni intralcio al cammino verso il cielo. E poi trovare il coraggio per non assecondare i desideri mondani e per imparare a vivere con sobrietà, con giustizia, con bontà in questo mondo. È soltanto nella via dell'amore che noi potremo fare l'esperienza di Dio e in Dio noi troveremo la pace, quella pace che appunto ci manca. Ogni anno questa festa riesce a creare un clima da sogno con le luci, i presepi, gli alberi, le strade e le vetrine illuminate, le musiche semplici e ingenue, lo scambio dei doni, lo scambio ancora di auguri, le cene in famiglia. Lasciamoci prendere da questo sogno. È Dio che in Gesù vuole farci sognare una vita piena di luce, piena di gioia, piena di bontà, piena di pace. Lasciamoci prendere da questo sogno sempre più in profondità, in modo che dovete, che diventi impegno concreto, diventa realtà. Che giovane, ha scritto un antico padre della Chiesa, che Gesù sia nato una volta a Betlemme di Giudea, se poi non nasce di nuovo per fede nel nostro cuore. Non serve a niente. Dobbiamo far nascere Cristo nel nostro cuore. Diceva al principio, dobbiamo spalancare le porte del cuore per poter far posto a Cristo nostro Signore. Augurarci buon Natale come cristiani, che cosa vuol dire? Vuol dire desiderare la nascita di Cristo nel nostro cuore. E non soltanto desiderare che questo nasca nel nostro cuore, ma dobbiamo impegnarci a vivere donando a tutti quanti amore, donando gioia. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo